Nel cuore dell'Abruzzo, a cavallo tra la riviera adriatica ed i monti della Maiella e del Gran Sasso, in una varietà di panorami di rara bellezza paesaggistica, sorge Chieti, graziosa città con oltre 50.000 abitanti. La mia città è al centro dell'Italia perché in Abruzzo occupa una posizione anche qui centrale, perfettamente collegata con l'aeroporto d'Abruzzo, con il sistema ferroviario, con gli snodi autostradali, sia l'Adriatica che l'autostrada Roma, che viene da Roma. Quindi è un luogo assolutamente accessibile dove si può, tra l'altro, proprio grazie a questa grande accessibilità, fruire di tutto il nostro patrimonio culturale, il nostro patrimonio monumentale, dei nostri musei, dei nostri siti archeologici, ma anche fruire delle tante manifestazioni che durante l'anno vengono organizzate in città. Il caratteristico comune si estende su due livelli, Chieti Alta e Chieti Scalo. Situata su di un colle, Chieti Alta è il nucleo più antico della città e ospita tantissimi resti ed edifici storici che raccontano i molti secoli di vita del capoluogo abruzzese. Chieti ha in realtà origini che la storia vuole, la leggenda forse vuole, siano addirittura precedenti le origini a quelle della stessa Roma. Sono 3.000 anni di storia sicuramente che viviamo quotidianamente calpestando il grande patrimonio archeologico che abbiamo. Abbiamo avuto grandi famiglie, abbiamo avuto la possibilità, ne sono ancora testimonianza i siti archeologici, come la parte più a monte, più in alto della città, la Civitella, dove oggi ha sede il museo, ma c'è anche l'anfiteatro, a testimonianza del fatto che la città in epoca romana, in addirittura preromana, aveva grandissima importanza e rilievo. Solo alle città più importanti fuori Roma era concesso di avere una parte alta dove vi era un sistema di anfiteatri, di uffici pubblici importanti. Abbiamo le terme, che sono un'altra emergenza dell'epoca che era riservata soltanto alle grandi città, o quelle che i romani ritenevano essere città importanti nel loro sistema di governo del territorio. Il nuovo
nuovo museo archeologico della Civitella sorge nel cuore di uno dei quartieri storici della città. Nell'area dell'Acropoli, dove è ancora possibile vedere le tracce dei grandi templi ellenistici. Decorate con meravigliose terrecotte policrome e i resti dell'anfiteatro di forma ellittica, riservato ai combattimenti dei gladiatori, risalente al primo secolo. Ad ulteriore testimonianza dell'importante ruolo che Teate rivestiva nel periodo romano è il complesso dei tre tempietti limitrofi di San Paolo. Luogo di culto più antico della città. Situate nella zona orientale sorgono le terme, risalenti al secondo secolo. Straordinaria è la quiete sotterranea degli ipogei. L'ipogeo di Via Gizzi. E le cisterne di Via dei Tintori. Complessi sistemi idrici di raccolta dell'acqua piovana in cisterne situate nella parte alta della città. Chieti, una suggestiva città d'arte, dove è possibile visitare il suo vasto patrimonio culturale, a cominciare dal prestigioso Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo, che ha sede presso l'ex Palazzo Frigeri, al centro della ottocentesca villa comunale. Nel museo è possibile ammirare la celebre statua del guerriero di Capestrano. Una delle opere più monumentali ed impressionanti dell'arte italica. La scultura in pietra calcarea, risalente al VI secolo a.C., raffigura un guerriero dell'antico popolo dei Piceni e costituisce un punto di riferimento molto importante per lo studio delle più antiche civiltà dell'Italia. Thank you.
innumerevoli le opere d'arte conservate nel museo dedicato a Costantino Barbella. Dal XIV secolo ai nostri giorni, passando per le numerose sculture dello scultore teatino. E le pregiate maioliche castellane. In piazza Valignani, accanto alla sede del Palazzo Municipale, si trova il Teatro Marruccino, costruito all'inizio dell'Ottocento, in perfetto ed elegante stile neoclassico, con un interno riccamente decorato. Numerosi gli edifici sacri che testimoniano la profonda religiosità della comunità teatina attraverso i secoli. La chiesa di Santa Maria del Tricalle, eretta nel 1317, sintetizza forme romano-bizantine, gotiche e quattrocentesche. La chiesa della Santissima Trinità, situata in piazza Trento e Trieste, la chiesa di Santa Chiara, in via Arnienze, ricca di decorazioni pittoriche, di stucchi e dorature. La cattedrale di San Giustino, chiesa madre di Chieti, è stata costruita intorno all'XI secolo e presenta un interno barocco a croce latina, con tre navate divise da pilastri. Le attuali forme sono quelle della cattedrale medievale, dopo dunque il 1000, e si sono mano a mano arricchite dei segni delle varie epoche storiche. Attualmente noi abbiamo la parte gotico-romanica, che è quella della cripta, che è stata riportata a queste forme pure nel restauro degli anni 70 operato dalla sovrintendenza. Abbiamo poi la grande aula barocca superiore, quella nella quale ci troviamo, che è una vera e propria scenografia che culmina nel crocifisso di Niccolò Teutonico, che è del 1485, davanti al quale i chietini pregano dunque da più di 5 secoli, con dietro la grande tavola
dell'incontro fra il Cristo risorto e l'Apostolo Tommaso, che come sappiamo è venerato ad Ortona, dove sono conservate anche le sue spoglie portate dall'isola di Chio nella metà del XIV secolo. E tutta la cattedrale si sviluppa come un teatro della gloria di Dio, un luogo in cui la magnificenza dell'Eterno viene celebrata sull'altare e il popolo assiste e partecipa come in un grande spettacolo di fede e di amore, di cui però è non soltanto spettatore ma protagonista. Proprio così la struttura della cattedrale rispecchia i grandi criteri dell'estetica barocca e nello stesso tempo delle riforme liturgiche avviate dal Concilio di Trento. Essa vuole sottolineare che al centro di tutto c'è il Cristo crocifisso, c'è l'adorazione, ma c'è nello stesso tempo un popolo che guarda, ascolta, risponde e corrisponde col cuore. Attigua alla cattedrale e la cripta, recentemente restituita al primitivo aspetto gotico. E l'annessa cappella, sede dell'antica confraternita del Monte dei Morti, che organizza e presiede il rito della processione del Venerdì Santo. Chieti Alta, densa di storia, cultura e tradizioni, si affaccia sullo Scalo, la parte nuova e maggiormente commerciale della città. Chieti Scalo è popolata da numerosi studenti che frequentano la prestigiosa Università Gabriele D'Annunzio. Il visitatore dovrebbe scegliere Chieti perché nella stessa giornata ha la possibilità di poter sciare su una pista da sci nei monti della Maiella e nella stessa giornata andare sulle spiagge adriatiche nel giro di pochissime ore. Chieti, una città dalle mille risorse e bellezze paesaggistiche, che offre a chiunque voglia visitarla una serie di attrattive da non perdere. Tra le manifestazioni spiccano sicuramente Chieti in strada Basket Festival, che è la rassegna degli artisti di strada che si svolge il 14, 15 e 16 di agosto, oltre che la settimana mozartiana che porterà Chieti dall'11 al 17 di luglio a essere capitale della musica mozartiana. La processione del Venerdì Santo di Chieti è una delle più maestose d'Italia, nonché la più antica nel suo genere, risalente addirittura al primo secolo. La processione è il proseguimento del sacro rito del Venerdì Santo, che naturalmente è nella parte centrale della Settimana Santa, il rito di avvicinamento naturalmente profondamente cattolico, che ha la sua estrinsecazione nella sera del Venerdì Santo, dopo la funzione
religiosa, si ricorda e si commemora la, la morte di Gesù Cristo, e la nostra testimonianza è quella di testimoni del culto, della morte, ma della, naturalmente della risurrezione, che sarà ovviamente nel giorno di Pasqua, che è il giorno conclusivo di tutta quanta la settimana santa. Seppur la conformazione attuale della processione risalga al 500, fu solo agli inizi del 600 che cominciarono a prendervi parte tutte le confraternite teatine. All'epoca la processione non aveva tutti i simulacri che ha oggi, ma solo uno stendardo nero, una morte lignea ed il catafalco con il Cristo morto. Oggi i trofei o simboli della passione sono il Cristo morto, una straordinaria opera in legno policromo del Settecento, la statua della Dolorata di Chieti, l'angelo alato con in mano un calice che raccoglie il sangue di Gesù, le lance dei soldati romani, la colonna con gli strumenti della flagellazione, il sasso, la scala, la croce, ruolo fondamentale ha l'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, una delle pie istituzioni più antiche di Chieti, che da oltre 5 secoli organizza l'evento e che ha la sua sede nella cappella annessa alla cripta di San Giustino. L'Arciconfraternita ha più di un ruolo. Nella processione, prendiamo questo, l'Arciconfraternita è la proprietaria di tutta la processione. Ne è proprietaria degli abiti, dei simboli, della musica, perché è stata donata dal nostro maestro di cappella, l'abate Selecchi, è proprietaria delle statue del Cristo morto, della Vergine addolorata e di tutti quanti i simboli, e ne ha la responsabilità anche delle confraternite della città, che sono da scorta fra un simbolo e l'altro. Singolare è la preparazione alla processione, che incomincia la mattina del venerdì con la deposizione del Cristo morto, ad opera dei membri dell'Arciconfraternita.
seguono le prove in cattedrale del Miserere di Saverio Selecchi, canto che accompagna la processione in tutta la sua durata. Nel primo pomeriggio le varie congreghe cittadine effettuano il rito della vestizione. Si incamminano verso la cattedrale per prendere parte alla Santa Messa. All'imbrunire comincia la vera e propria processione. Il percorso della processione è un percorso molto, molto antico che attraversa longitudinalmente e lateralmente il nostro centro storico. Questo doppio passaggio ha un evidente simbolismo di croce, come del resto potete anche vedere qui nella cappella, anche le finestre hanno lo stesso simbolo, e il simbolo naturalmente più importante della cristianità. Anche se poi effettivamente nel percorso ci sono alcune vie che devono essere toccate, perché un tempo erano le dimore nobiliari, per cui i partecipanti della processione avevano piacere che sotto la loro abitazione si fermasse la processione. La processione è aperta dal grande
stendardo dell'Arciconfraternita, un enorme stendardo in velluto con impresso il nostro marchio, il nostro stemma, che è poi lo stesso che potete vedere qui sopra la mia testa, con la corona nobiliare che è stata aggiunta nel 1776, anno in cui appunto assunse la qualità di arciconfraternita, formata da sole nobili, la croce, la corona di spine, il teschio con le ossa e i tre monti da cui fuoriescono le fiamme, e la scritta Levavi oculos meos in montes, unde venete auxilium, levavi i miei occhi verso il monte da dove arriva il mio aiuto. La processione si snoda per le antiche vie del centro storico, suscitando suggestive emozioni nella popolazione che assiste, devota ed in rispettoso silenzio, al sacrificio del Figlio di Dio. Preghiamo per tutti i sofferenti nel corpo e nello spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ma l'elemento più importante è l'elemento, quel filo che lega tutti gli abitanti di Chieti ai partecipanti alla processione, al loro ricordo e alla loro morte. È un filo continuo che non si spezza mai, perché i bambini, una volta la prima uscita che facevano i bimbi era per vedere la processione, e naturalmente l'ultima era pochi momenti, pochi istanti prima della morte stessa. Questo rapporto fra vita e morte, fra morte e vita, che oggi è completamente diventato un tabù, per noi è ragione di vita, di riflessione e di impegno. Tutta la passione e la dedizione con cui da secoli viene perpetuata la tradizione della processione rimane nel cuore dello spettatore, che non può fare a meno di rimanere affascinato e catturato dalla magia dello spettacolare evento. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Amen.